La piccola vecchia New York nel 1850 non era né vecchia né piccola. Era una metropoli di 500.000 di abitanti, tra cui i più austeri cominciavano a trovare tollerabile il teatro e i più animosi progressisti a trovare intollerabile la schiavitù. Magnifico il tuo numero, questa bambina sa conquistare il cuore. Do il buon esempio mettendo nel berretto un dollaro. Lei, signore? Bravi. Grazie. 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 Andiamo, ragazzi! Aiuto! Al ladro! Mi hanno derubato! Polizia, aiuto! Mi hanno derubato! Non il professore si è dato da fare. Forza, ragazzi, il professore ci aspetta. Io me la batto. Voi altri finite pure in gattabuia. A me non mi beccano. Io in gattabuia non ci vado, anche se la mia casa è un po' buietta. Vi muovete, che c'è? C'è che il professore ha pizzicato un altro portafoglio. Tu dici le bugie. Il mio nonno è buono, onesto, e non devi offenderlo. Ritira quello che hai detto. Va bene. Dite un po', voi non pensate che il professore prenda roba non sua? No, ma col professore c'è un problema, che non si sa mai se una cosa è sua o non lo è. Il professore è un uomo onestissimo come ce n'è pochi al mondo. Si è pentito e ha fatto un gran cambiamento. Ah, ecco i miei piccoli allievi. Professore! Che c'è, mia leggiadra tuberosa? Diglielo un po' che non hai preso niente a quell'uomo. Prendere nel senso di rubare? Chi ha detto questa assurdità? Noi l'abbiamo detto. Oh, davvero? Beh, è ingratitudine bella e buona verso chi vi ha insegnato i primi rudimenti della musica. Io arrossisco per voi. Ben detto. Già, proprio quando ho sentito di una festa da ballo in una villa di signoroni, dove potrete spillare un bel po' di denaro dagli invitati. In marcia. Cammina. Beh, sarà anche onesto, ma guai a lui se lo rifà. Avanti, seduti da bravi. Cotoletta, vuoi sederti qui, da questa parte? Curiosi, vero? Soprattutto il più piccolo. Ci si leva il cappello quando si sta in casa di signori. Sarebbe divertente averli al nostro ricevimento di nozze. Potremmo travestirli da... Alan, ma tu sei distratto. Ah?
Oh, il ricevimento di nozze, sì. Alan. Prego. Non importa. Da accordare gli strumenti. Non è con la manica che ci si tocchia il naso. Usa la sciarpa, te. Delinquenti precoci, schiuma della società, pendagli da forca. Basta borbottare, Jasper. Che razza di idea ha avuto suo nipote di portarli in casa questi straccioncelli arabi? Le strapperebbero i brillanti dalle orecchie se potessero. Si risparmi i commenti sui miei consanguinei, se può. She wore a bonnet with blue ribbons on it, and he wore a flower in his coat lapel. He was so handsome, and she was oh so fair. While strolling on the avenue, folks would stop and stare, for he was a dandy. Yes, he was a dandy. Was a dandy and she was a belle. She wore a bonnet with a stuffed tomato on it, and he wore a flower in his coat lapel. Cosa ti avevo detto? L'ha rifatto. Non è lui, non può essere lui. Comunque io me la batto. Forza ragazzi, filiamo. Aspetta, non è stato lui. Di qua, scavalcate, gambe in spalla. Non mi lasciate. Il vetro di una finestra è rotto. Cosa? Scommetto che quei saraceni facevano parte della banda. Dovevano distrarci mentre il ladro faceva il colpo. Ma non serve borbottare. Ne hanno acchiappato uno. Sbrigati, cammina. Non ho fatto niente. Questo l'ho preso. Io non lo so chi è stato. Era fra due colonnine della balaustra. Siete rimasti feriti nell'aspra colluttazione. Fortunatamente neanche un graffio. Vieni qua, non avere paura. Tu e Jasper conducete questi valorosi agenti di sopra e descrivete loro le cose rubate. Fate le mie scuse agli invitati e dite pure che rifonderò a ciascuno il danno subito. Ma questo qui non va in prigione? Ne pensi un'altra, vieni, caro. Signora, io non ho fatto niente, niente, sul serio. Sono troppo piccola. Ah, sei una bambina. Mi lasci andare via. Hai una casa? Sicuro. E dove abiti? Sto col professore. Col professore? Chi è il professore? Non lo conosce, possibile. Strano perché tutti conoscono il professore. È un vero gentiluomo, cioè un aristocratico. Oh. Quello là è un dolce. Prova a scoprirlo. Serviti pure, cara. Professore, aspetti un momento. Cosa c'è? Hanno preso Dimples. La polizia l'ha acciuffata. Stai dicendo che hanno preso Dimples? Sì, signore. Oh! Di
Dicevo che il professore è severissimo con gli allievi. Non fa che sorvegliarli perché non facciano niente di male. E li rimprovera se sono villani. Ma questi balli e concerti per le strade è un po' insolito che un professore di musica li permetta. No, sono esercizi pratici. Se suonassero a casa, i miei amici romperebbero i timpani a tutti. Cosa preferisci, il cioccolato o la vaniglia? Io li preferisco tutte e due, signorina. Accidenti. Invece il professore preferisce le torte alla vaniglia. Fermo! Aiuto, ladro! Fermatelo! Laggiù! Aiuto! Mi è scappato dalle mani, correva come lei il vento. Lei è ferito? Oh, quel ladro aveva certi muscoli, un uomo due volte me, che poi non sono neanche più un giovanotto. Cos'è successo qua fuori? Questo signore ha quasi preso il ladro e gli ha strappato la refurtiva. Bravissimo! Signore, si accomodi in casa, voglio conoscerla. Grazie infinite, madame. È un piacere e un onore. Ma non ho alcun merito, ho fatto semplicemente il mio dovere di cittadino. Ah, questa magione mi ricorda la culla dei miei avi. Dimples, fiorellino mio, come stai? Ti aspettavo, sai. Eccomi. Lui è il professore. Onoratissimo. Quando un ladro porta via qualcosa è meglio chiamare subito il professore. Ritrova la roba quasi sempre lui. Forse la mia nipotina esagera un po' le mie virtù. Mi ha reso un servizio impagabile, signore. Non so come ringraziarla. Di nulla, madame. Vede, io passavo giusto appunto davanti al suo cottage, mentre quel mariolo sbucava da un cespuglio. E io l'ho afferrato, l'ho preso anche a pugni, ma lui era giovane, io non sono più l'Eustachio Appleby che portò l'otto con timoniere di Oxford alla vittoria. Non so, forse rischio di offenderla, ma avrei caro che accettasse un piccolo presente. No, no, grazie, madame, non se ne parla neanche. Qualsiasi americano l'avrebbe fatta. Comunque, se proprio ci tiene, non rifiuterei che quel piccolo presente lo desse alla bambina. Io non lo voglio. No. Allora un piccolo souvenir, tipo, non so, $100 oppure magari meno, 75. Hai desiderio di qualcosa in particolare, cara? Beh, sì, una cosa la vorrei. Ecco, vedi. E che cos'è? Se non è troppo, signora, vorrei tanto ancora un pezzettino di quel dolce al cioccolato. Oh, no, che non è troppo. No, davvero. Il pezzettino come deve essere? Piuttosto grosso o grossissimo? Dalle tutto il dolce e anche dei pasticcini. Prendi, piccina. Oh. Dimmi un po', dove abiti? Nel quartiere in demolizione, in Cherry Street. Cherry Street? Ecco, è un alloggio provvisorio dovuto al crollo di Wall Street. Si capisce. Buonanotte, piccola. Tornerai a trovarmi? Sì, madame, vengo con piacere. Ma lei fa sempre questi dolci al cioccolato? Ce ne saranno ogni volta che mi farai visita. Su, andiamo, Rosellina. È suonata da un pezzo, per te l'ora di andare a letto. Au revoir, madame. I wasn't sleeping, I was just resting my eyes. Yes, well, this is hardly what a gentleman expects of a gentleman's gentleman. Yes. A fine way you choose to welcome your master home after the day's commerce. There should be a blazing fire, hot punch. Yes, sure would be nice, but... For years, I was never without my nightcap. I never knowed you had but the one cap, Missy. I have put up with your perpetual unconsciousness. I have overlooked your careless treatment of my establishment. But no one can remain on my domestic staff and speak slightingly of the Appleby wardrobe. I am known as the Beau of Cherry Street. As for you, Cicero, I have come to the conclusion that this apartment is not big enough for both of us. Well...
Maybe we could get a big apartment. We out of my sight! You're fired! More room, I was, but there's nothing I can do about it. Nothing, nothing, absolutely nothing, Cicero. Our paths part. No, now what time you want me to be back in the morning? Oh, I should say 7:45, Cicero, as usual. That's all right, son. I hope you find your cap. Hey, what is it, my little apple cheeks? Why did you take that clock? Clock? What clock would that be, my sweet? I remember no clock. When you put your hat over, I saw you. Why, of course not. You ought to know that I wouldn't take a small clock like that. I mean, I wouldn't take any clock, large or small. After all, my dear child, I'm a musician, not a thief. All I can say is that this is a coincidence that leaves me embarrassed and nonplussed. I wouldn't convict a dog on circumstantial evidence, and yet it's as broad as it is long. I admit that now and then I'm tempted to pick up some small article that doesn't belong to me. But on the other hand, I'm just as likely to leave something behind that's mine. I didn't leave my hat at Mrs. Drew's, did I? Would you like me to give you a bird call or two? Maybe the whippoorwill at twilight to help you to go to sleep? No. Mia cara, come mai sei tornata così presto? Le riporto questo. Cosa c'è nel pacchetto? Il suo orologio a cucù. Ma come... come facevi ad avere questo orologio? Io l'avevo perché gliel'ho rubato ieri sera. Bene. Io ho il vizio, rubo sempre, tutto quello che trovo. Non è orribile? Ma come l'hai rubato? Quando? Sotto il naso, gliel'ho soffiato. Da grande chissà cosa diventerò se da piccola rubo così. Il professore dice che è brutto segno. Dice che finirò come minimo in gattabuia se non all'erogastolo. Sei sicura che non l'abbia rubato qualcun altro? Misericordia. Non penserà mica al professore. È troppo onesto lui. Anzi, mi ha sgridata molto e mi ha obbligata a riportarlo. E ora mi fa arrestare dai poliziotti. Veramente? Bisognerebbe che lo facessi, ma non hai l'aria di un delinquente incallito. Avanti! Il colonnello Loring e Miss Betty sono giù. A quest'ora? Sì, madame. E il colonnello sembra in collera, o almeno molto preoccupato. Non stare lì impalato, Rufus. Vado, madame. Va a dire che scendo subito. Sì, madame. Tu aspettami qui, carina, voglio parlarti. Se non mi inganno, tu sei Miss... Miss... Appleby. Silvia Dolores Appleby. Dimples perché ho le fossette. Ti piace il cucù? Noi Appleby siamo degli esperti, sa?
Il mio nonno insegna a fare il canto degli uccelli. Sentirà se viene qui. Sa fare il cucù meglio di come quel cucù fa cucù. Avete talento in famiglia. Può dirlo. Noi Appleby siamo talentissimi. Per esempio, il professore era il più grande attore del mondo, dice lui. Anche tu un giorno salirai sul palcoscenico? Ah, questo è sicuro. Farò la parte di Macbeth, come fece il nonno da giovane. Ah, e non vorresti una parte un po' più femminile, magari di una bimbetta come sei tu? Beh, forse. Ma lo farai bene, sa? Senti cosa ho pensato. Fatti accompagnare dal nonno al National Theatre, da una mia buona amica. È una bella signorina. Ah, aspetta. Ti scrivo qui il suo nome. Fa l'attrice anche lei? Sì. È la sua innamorata. Oh, che domande. Mi perdoni, signore. La desidera la sua signora zia. Grazie, Rufus. Su, vieni, Fossette. Sua zia mi ha detto di stare qui. Alan, esigo una spiegazione da te. Che cosa devo spiegarti? Rompo il nostro fidanzamento. Oh. Ed è solo oh la tua risposta! Mi dispiace che tu l'abbia saputo all'improvviso, ma Betty ha ragione. È meglio così per entrambi. Ma perché? Non capisco la ragione. Zia Caroline... La so io la ragione. È sulla bocca di tutti la tresca di suo nipote con un'attrice. Si sa che passa il suo tempo con questa gentucola da strapazzo e si vocifera che finanzi una commedia per questa Cleopatra senza morale. È una rivelazione penosa, Caroline, ma era necessario che sapesse. Oh. Alan, è una chiacchiera infondata su di te e quell'attrice. No, è vero, zia Caroline. Proprio con una teatrante ti sprechi, per infangare il nostro nome. Ti è pur noto che io odio il teatro. E chiunque calchi il palcoscenico. Amo quell'attrice e la sposerò. La sposerai! Io non permetterò che tu rovini così la tua vita. Ormai la mia decisione è presa, zia. Sei un ragazzo ingrato, disubbidiente, senza scrupoli. Ma finché vivi sotto il mio tetto, io ti impongo di rispettare i miei principi. Allora è evidente che dovrò cercarmi un altro tetto. Alan. Contavo sulla tua comprensione, ma mi sono ingannato. Se te ne vai da casa mia, per te questa porta sarà chiusa per sempre, finché non morirò. Prendo la mia roba. Santo cielo, ti sei fatta male? No, penso di no. No, faccio faville. Oh, hai fatto mancare il fiato. E questo è ancora niente. Una volta sono caduta a capofitto da una tettoia. Chissà come ti sei ridotta. No, perché sotto c'era la signora O'Casey. La signora O'Casey? Sì, è grassa per fortuna, è molto soffice. Pensi che una volta ero affacciata dal solaio e Cotoletta mi ha chiamata e... Piange. Perché piange? No, piccola. È perché suo nipote va via di casa. Sì. Rimango sola al mondo. La mia famiglia era Alan. E adesso mi abbandona. Non so se gli uomini si meritano che ce la pigliamo così tanto per loro. Accidenti! Salve, signora O'Casey! Ciao! Ciao, Dimples! Sta bene, signora O'Casey? E come sta il signor O'Casey? Quella era la signora O'Casey. È su di lei che sono caduta. Oh. Ciao, Cotoletta! Ciao, Dimples! Non si chiama Cotoletta, è un nomignolo che gli ho dato io. La prego, si accomodi, signora Drew. Grazie. Cicero! Cicero! Signor, sì, signore, mi ha chiamato. Vieni qua, devi portare un tè alla signora Drew. Che? Presto prepara la tavola e porta la teiera. Per cosa preparo la tavola? No, non è il caso, grazie.
No, sicura di non volerlo? Sì. Bene, allora Cicero va pure al mercato. Al mercato? Aspetta, compra. Oggi vorrei un bel filetto di bue per pranzo. Ma non mi dà mai i soldi io. Con tocco magico, non c'è più una bottega che ci fa credito, proprio. Sì, questi figli dell'Africa nera hanno serbato qualche virtù primigenia. Virtù che talvolta è sconosciuta ai loro padroni, ahimè. Alludeva? Professore, la sua nipotina è una bambina eccezionale. Stupefacente, direi. Appena l'ho vista, ho sentito per Dimples un immediato affetto. Ah, sì, la cosa è visibile, signora Drew, e anche comprensibile, aggiungo. Ed è tale il mio interesse per la bimba che sono venuta a fare a lei una proposta molto vantaggiosa. Le domando di consentirmi di prenderla con me. Con i mezzi che ho io la leverò come si conviene. Mi sta dimpels che devo rinunciare a Dimples? Non è vita per lei questa. Una bambina ha bisogno di tante cose che lei non può darle. Adonta del suo amore e della sua dedizione, non le fa del bene. Al contrario, rischia di rovinarla e per sempre. Sarà anche, ma io voglio molto bene a Dimples. Lo so, l'ho capito. Ed è per questo che le chiedo il sacrificio. Comunque non sarebbe una separazione completa, lei verrebbe a vederla quando vuole. Sarebbe anche per lei un aiuto. Perché io le verserei una somma per alleggerire le sue difficoltà. Diciamo $5,000. Mi offre $5,000 per Dimples? Sì, 5,000, se la lascia venire a vivere con me. Oh, ma... Io devo scappare, professore. Rifletta sulla proposta che le ho fatto e la troverà buona. Arrivederci, cara, e mi auguro che avvenga molto, molto presto. Arrivederla. Arrivederla, signora. Professore, ti prego. Che Dio ti benedica. Io non ti venderei per tutti i tesori dell'universo. Credevo che ci tenessi a quei $5,000. E allora... Ah, piccola mia adorata. Nessuna forza al mondo potrà strapparti dalle mie braccia. Nessuna. Io... ti voglio bene, professore. Cercherò di meritarmi un po' di più il tuo amore. When somebody loves somebody, everything and everybody makes life a happy song. When somebody has nobody, birds won't sing, and that somebody finds life without a song. Wanna see a picture of the whole world upside down? Just picture me without you, and you without me. Just close your eyes and you'll see how lonesome we'd be. Stars would fall. All for the best, Alan. You're free now. Of course. I just feel sorry for Aunt Caroline. Done so much for me.
If she knew I'd actually gone into the theater business, well, I believe she'd change her name. That's better than what you thought she'd do. Cut you off without a cent. Oh, she did that. She did? Yes. But I have some money of my own. That's how I'm able to do the play. All the same, I hate having to hurt her. You've made me happy. Isn't that important, too? So important that I'm glad I gave up everything else to do it. And I'm going to have my name on the bills and a star on my dressing room door. A dozen stars. Remember now, we start to leave the minute I refuse his first offer. That sounds like Professor Appleby. I sent for him to talk about his grandchild. She'd be perfect for the part of the little girl. It's mighty shrewd of Drew to send for me. Un attore della mia fama sarà ricevuto a braccia aperte. Salve, ho capito subito che era lei. Venga, si accomodi. Certo. Ti presento il professor Appleby e sua nipote... Silvia Dolores Appleby, detta Dempers per le fossette. Infatti. Miss Cleo Marsh. Oh, onoratissimo Miss Marsh. Come sta? Miss Marsh è la protagonista della nostra novità teatrale. Ah, io il coprotagonista, suppongo. Io adoro affondare i miei artigli in un bel personaggio romantico. Che vedo? Qual luce dalla finestra oriente appare? È l'aurora, è il sole, è Giulietta. O sorgi. La sorgi. Sorgi, o sole, e uccidi l'invida luna. Brava. O sorgi, o sole, e uccidi l'invida luna. Non è un attore magnifico? Dovevate vedermi allora nelle mie serate d'onore. Ero l'idolo delle signore. Ne conservo i biglietti profumati. E glieli scrivevano. Certo. Le affittacamere. No, cara. Professore, Shakespeare non entrerà mai nel mio repertorio. Oh, che peccato. Puoi fare i richiami degli uccelli. Sapesse, è fantastico. Certo, buona idea, ma signor Drew dovrà tappare le finestre o avrà l'invasione degli uccelli. Ah, corro il rischio. Allora, pronti. Facciamo facciamo sentire il pettirosso che chiama la ghiandaia. E ora la risposta della ghiandaia. Non è super fantastico? Sì. A me sembravano uguali, non ho sentito differenze. Lei non le sente, ma gli uccelli sì. Già. Ma io volevo parlare col nonno per te, Dempels. Oh, ci vuole tutti e due. È più astuto di quanto pensassi, giovanotto. Io e mia nipote insieme abbiamo un grande numero. È meglio che lo veda. Cicero, prendi l'armonica. Sì, il numero è carino, ma io non credo che potrò... Sapevo fare dei bagli scherzi anche. E come no? Professore, io le ho chiesto di portare la bambina perché ho una bella parte per lei nel mio spettacolo. Non si dispiace, ma non è lei. È la piccola che mi serve. Oh, non fa niente, anzi, ne sono felice, felicissimo. Cambi un pochettino la mia parte, così la fa fare al professore. È scritta per una bambina, non posso. Ci dovrà cercare un'altra bambina, allora. Io non so fare niente senza il professore. Beh, comunque lui può lavorare con noi se è solo per questo. Ah, sì? E in questo campo io sono un pivellino e dovrei avere un aiuto, un braccio destro. Signore, mai nella mia vita ho svolto mansioni ausiliarie. Le domando scusa. Ma nel suo caso sono disposto a fare un'eccezione. Molto bene. Grazie. Consenta che mi feliciti con lei, in quanto il nome degli Appleby non è mai stato associato ad un fiasco. Con noi due nella sua organizzazione, la commedia ha il successo garantito. Ha visto che nonno fantastico io? Ho visto. Prenderai parte a uno spettacolo bellissimo, mai rappresentato prima d'ora.
La bambina della storia si chiama Eva. Per buon cuore aiuta gli schiavi del sud. E fra questi c'è un vecchio che le vuole bene che si chiama zio Tom. The gospel train is a-coming. I hear it just at hand. I hear the car wheels moving and a-rumbling through the land. Oh, get on board. You and children. Get on board. You and children. Get on board. The children, there's room for a million more. I hear the bell and whistle a-coming around the curve. She's playing all her steam and power and straining every nerve. Oh, get on board. You and children. Get on board. You and children. Get on board. The children, there's room for a million more. The fare is cheap and all can go to rich and poor are there. Second class on board this train, no difference in the fare. Oh, get on board. Get on board. Get on board. There's room for many more. She's there and now the station. Oh, sinner, don't be vain. But come and get your tickets and be ready for this train. Oh, get on board. Get on board. Get on board. There's room for many more. Oh, get on board. Mi aveva dato $40 per stampare i biglietti e io sono riuscito a farmeli stampare per $37.50, cioè le ho procurato un risparmio di $2.50 e qui, ecco, il resto con gli spiccioli. Io tengo alla precisione. Lei ha fatto un buon lavoro, i miei complimenti. E ora mi occorrono altri $95 per la pubblicità. Visto che lei paga le fatture e i conti, è meglio che prenda tutti i soldi direttamente. Tenga pure, è il mio capitale residuo. Gli ultimi $800 con i quali devo arrivare alla fine della produzione. Oh, già, capisco, ma lei si fida a darmi tutto questo? Certo che mi fido. Lo vedo. Grazie di tutto cuore, Alan, per la fiducia che ripone in me. E stia certo che i soldi che mi affida da questo istante come se fossero miei. Sì. Professore? Sì? Cosa dice quel cartello? Dice che qui è vietato fumare. Allora bisogna che tu smetta immediatamente. No, ma... Pazienza. Non le do più di $600. Questo orologio fu donato a Napoleone Bonaparte alla vigilia della battaglia di Waterloo dalla moglie Giuseppina. Non vale meno di $2000, semmai di più. Vorrei un parere da un esperto. Ecco, a lume di naso quel signore dovrebbe intendersene di oggetti preziosi. Cosa vuole che ne capisca di roba antica? Si dà il caso, signore, che io sia un'autorità in materia, perciò passerò sotto silenzio il suo commento. Mi può dire il valore approssimativo di questo orologio? Qui siamo di fronte a un oggetto antico. Nella mia collezione ne ho uno identico. Sentito? E non mi sono certo messo d'accordo con un estraneo. Glielo pago $700, non uno di più. Non ho la somma in tasca, ma se viene con me a Manhattan, alla mia banca, io le do $800. Con immenso dispiacere, non posso accompagnarla. Il mio piroscopo parte per l'estremo oriente fra mezz'ora, quindi... Lo do per $700 al signor Richards. È un uomo fortunato, lei. Ma scusi, aspetti un momento. Posso dirle una parola? Oh, sì, sì, si figuri. Non mi va che quel Richards si accaparri l'affare. È un gran brutto tipo. Dica addirittura detestabile. Se lei si assicurasse l'orologio e dopo venisse in banca con me, io glielo ricomprerei. Dandole $10 per il disturbo. Ma potrebbe arrivare fino a $15. È una bella provvigione, caro. Ma ci sto. Affare fatto, $700. Fermi tutti, lo prendo io per $800 in contanti. Non ho altri soldi con me, eravamo d'accordo che me lo dava a 700. E invece lo avrà lui per 800. Le sono infinitamente grato, è un gesto che apprezzo molto.
Scusi, ma è una bella scorrettezza. Avevamo combinato $700 e lei per $100 in più lo dà al primo che passa. Non è il modo di fare, sa? Tenga, ecco il suo orologio. Mio? Perché mio? Ah sì, quello di Napoleone Bonaparte. Lei sbaglia persona, io non sono Napoleone. Sì, lo credo, lo so, ma lei aveva detto a quel tizio che prima... Ma cosa farfuglia? Io non l'ho mai vista in vita mia. Ma aspetti un momento, signore, ma... Ehi, lei! Non hai visto il cartello? E allora, non fumo mica. Briccona. Bene, visto che ci conosciamo da anni, sì. Le darò, ma sì, $1.50. $1.50? Ma non mi sono spiegato, questo orologio è appartenuto a Napoleone. Ma davvero? Sì. Quindi è anche di seconda mano. Senta... Oh, Tom, amico mio, il mondo mi appare vuoto come un guscio. Lo so, padrone, lo so anch'io. Nulla di ciò che rende godibile la vita. Finalmente, professor Appleby, lo aspettavamo tutti con ansia. Ah, sì? E a cosa debbo l'onore di essere atteso da loro signori? Noi abbiamo fornito l'occorrente per la messa in scena. Siamo i creditori, se mi passa il termine. E il signor Drew ha detto di aspettare lei per farci pagare. Oh. Pagare cosa, prego? Ma le forniture teatrali, diamine, e gli scenari. E costumi, e parrucche. Oh, sì, sì, signori, ho capito. Ma spero che non vorranno insinuare che il signor Drew e io vogliamo defraudarli delle somme dovute. Signor Drew, ci aveva detto no che il professore ci avrebbe pagati. Sì, certo che l'ho detto. Li paghi, professore. Vede, ecco, io disapprovo il loro modo di fare. Il palcoscenico è un tempio. Non si viene a interrompere le prove. Su, non stia a discutere. Li paghi e chiudiamo la questione. Il fatto increscioso è che io al momento mi trovo un po' scoperto. Scoperto? Di quanto? Ebbene, diciamo più o meno di $800. Ma è l'intera somma che le ho affidato? Sì, sì, ma non è mia la colpa, le assicuro. Mi hanno truffato, volgarmente truffato. Tutto quello che possedevo. No, la colpa è mia, che mi sono stupidamente fidato di un gaglioffo par suo. Oh. Ma se il professore non ci paga i conti, chi ne risponde? Hanno sentito come stanno le cose? No, me mi paga subito. Nessuno ha mai osato fare il furbo con la premiata di Tahokis. E non pensi di mettere nel sacco me? Impareremo a far credito agli impresari principianti. Voi smontate quelle scene, forza! Via le quinte e poi fondale. Bisogna salvare. All'uscita del palcoscenico puoi ancora vendere il carro. Anche questo? Tutto, non voglio lasciar niente a questo. Con ciò, non ci resta che calare il sipario. Io non volevo fare niente di male, Dimples. Non mi credi? Non hai mantenuto la promessa che mi hai fatto. Mi sembrava sincero quell'uomo. Come potevo sapere? Mi avevi promesso che non avresti più rubato. Ma in effetti ho smesso. Quell'orologio non l'ho comprato per tenermelo. L'ho preso per un uomo che comunque poi non... Comunque hai detto che diventavi onesto. Anche se voglio non mi riesce, lo vedi? Per te sarebbe meglio lasciarmi perdere, cara. But I thought you had money, Alan. I did have. Enough, anyway. I guess I didn't take care of it very well. Well, what are you going to do now? I suppose I can get a job somewhere and maybe save up enough money to do the show. That needn't change our plans about marriage any, Cleo. I don't suppose money is very important to people who are really in love. You can say that because you've always had money. Perhaps. I'm afraid, Alan, that this changes everything. Then you're not really in love with me. Oh, you mustn't say that, darling. I'll run along. Goodbye, Alan. Goodbye. Provo tanta vergogna, Alan. Senta un po', Drew. Per quegli altri non va poi tanto male. Si ripigliano la roba e se la rivendono. Ma io i costumi li ho fatti su misura per i suoi attori. Non andranno mai più bene per nessun altro. Come lo ottengo io un risarcimento? Mi dispiace, non so cosa farci. Allora le dico io cosa si può fare. C'è la prigione, signore, per chi fa questi scherzi. Signora Drew, pensa sempre che io valga $5.000. Tu vali una cifra incalcolabile, cara. E vuole sempre che venga a vivere con lei. Ti assicuro che non c'è niente che io desideri di più. E allora va bene, vengo. Per caso ha $5.000 sotto mano. Fra poco vengo. Ho
da fare ancora per un momentino. E così te ne vai davvero. Sì, professore. Well, I knew it was the best thing for you. But I didn't think you'd want to go. Well, it's like Mrs. Drew said. A little girl shouldn't be raised in this kind of environment. Yes, you'd be much better off in that nice big house. Of course, it'll be lonely. There'll be no children to play with. But I gotta think of the future, Professor. That's what Mrs. Drew says. Yes, and she's right. And she'll see that you get the right kind of food, too. Plenty of carrots. Maybe 3 or 4 times a day. Of course, you won't be able to go fishing with me anymore. But I guess it's the best thing. Fishing isn't any too good for little girls. I like fishing fine. But I guess it isn't good for little girls. No, I guess it isn't. Avanti. E ora bisogna che me ne vada. Un biglietto per lei, signore. Lei è pronta, miss? Sì, pronta. Arrivederci, professore. Addio, mio bell'angioletto. Verrai a trovarmi qualche volta. Dimmi che vieni. Si capisce che verrò a trovarti. E tu sarai capace di crescere buona e brava, come mi hai promesso. Sicuro. E anche tu sarai buono e bravo. Oh, sì. Quindi, non appena vorrà, le farò avere i $5,000. Signor professore, ci sono dei poliziotti e un certo Hawkins, se vogliono lei... Ma solo a passeggio, di che sono andato a passeggio. E il signor Hawkins è andato a passeggio? A passeggio, eh? Senta, Appleby. Sono qui per offrirle l'ultima possibilità di pagare i miei costumi. Se si rifiuta, fra un'ora si trova dietro le sbarre. Ma io... Avrà i suoi quattrini stasera. Avrei dovuto immaginarmelo. Per lei ci vogliono gli sbirri. Ho fatto la stupidaggine di congedarli e ben mi sta. Le stupidaggini sono il suo forte, signor Hawkins. E se fa quella di non andarsene subito, sarò costretto a strapparle un braccio e a sbatterglielo sulla testa. Oh! Professore, no, è pericoloso, no. Dopo pranzo il professore cantava e suonava per me, ma non erano pranzi buoni, naturalmente. Ieri sera ho mangiato benissimo, cotolette impanate. Lei sa imitare gli uccelli?
Il professor Appleby è in anticamera, signora Drew. Oh, fallo entrare. Si accomodi pure, professore. Allora ha avuto il mio biglietto. Sì, la ringrazio. Io credo che sia la migliore soluzione per tutti noi. Dempos verrà levata bene e i miei debiti saranno pagati. Quanto a me, signora, non ho che da rallegrarmi del fatto che la piccola sia in una casa così bella. Non avrà mai motivo di rammaricarsene. Chissà se potrò per un momentino vedere la bimba, se non disturbo, giusto per salutarla. Oh, non è affatto un disturbo. Rufus, conduci il professore in camera di Dempos. Sì, madame. Ah, grazie. Cos'hai, piccolina? Oh, professore! Cosa c'è che non va, uccellino mio? Non sei felice qui? Oh, sì, sì, sono felicissima. Ho solo male a un dito. Questo dito sembra sano. Mi fa male. E ora il male è passato. Rieccoci in gamba. Hai visto com'è bello il vestito che la signora Drew mi ha comprato? Splendido. Una meraviglia. Costerà un bel po' di soldi, E ha detto che mi compra anche delle bambole. 3 me ne compra. Ah, puoi ben dire di essere fortunata. E per me è una tale gioia sapere che fai una vita comoda. Di bambine fortunate come me ce ne sono nelle fiabe. No, tesoro, non piangere. Ti riporto a casa con me. No, professore, perché se sto qui con la signora Drew avrò tanti vantaggi. I vantaggi non sono più vantaggi. Se stando in questa casa non fai che piangere. Ce ne andiamo via insieme, Ma se io resto qui, tu restituisci i soldi a Alan e così non ti mettono in prigione. No, no, io in prigione non ci vado, tesoro. Mi perdoni, signora. Sono mortificato, ma accettare il suo denaro è stata una debolezza veramente imperdonabile. Oh. Quando ho visto la mia piccolina in lacrime, io ho capito che non c'era ricchezza al mondo capace di consolarmi della sua pena. La vista che piangeva, non capisco. Non stai volentieri qui? Sì, molto, ma sento tanto la mancanza del professore. E io credevo che fosse un bene sapendo quanto lei avrebbe fatto per Dempos. Adesso però vedo che Dempos soffre della mia assenza come io della sua. Oh, è stato sciocco da parte mia illudermi che la bimba potesse provare per me l'affetto che ha per lei. Ammiro la sua onestà e il suo coraggio, perché non è facile rinunciare al denaro. Oh, grazie della sua stima, signora. E la ringrazio anch'io. Però io non me ne andrei se il professore restasse qui anche lui. Oh. Pensavo che forse potevano sposarsi il professore e lei. Ma che... Ma senti che idea. Non sarebbe mai più di cattivo umore. Il professore è così divertente. Io fossi grande lo sposerei. Certo, lui è un po' al verde, ma lei ne ha tanti di soldi. Sì, certamente, ma è meglio che tu salga in camera tua a preparare il fagottino delle tue cose. Io verrò fra un momento, cara. Arrivederla, signora Drew. Venga a trovarci e venga anche a pranzo. Da noi non si mangiano mica tante carote. La lascio, mia cara signora, e la ringrazio per la sua generosità. Arrivederci. Naturalmente, lei ha compreso che io mi adattavo ad un simile sacrificio per evitare la miseria a mia nipote. Ma sì, certo, l'avevo capito. Ma la provvidenza mi fornisce ancora un mezzo per fronteggiare il bisogno. E come? Venderò l'ultimo oggetto prezioso che mi resta del patrimonio a vita. Oh. Mi è penoso separarmene, ma bisogna fare di necessità virtù. Oh, quanto mi dispiace. Sarebbe meno grave se le circostanze non mi costringessero praticamente a svenderlo. È perfino umiliante che debba essere un avido usuraio ad appropriarsi per $1,000 di un orologio che ne vale a dir poco 10,000. Un orologio? Sì, l'orologio di Napoleone Bonaparte. Oh. Era un dono di Giuseppina. L'imperatore lo diede a mio nonno all'isola d'Elba. Il povero nonno si rivolterà nella tomba. Pensi che unta vendere ad un turpe mercante di pegni l'orologio di Napoleone. Si tratta di questo? Sì. Non è uno splendido oggettino? Io potrei esserle utile. Oh, in nessun modo, grazie. Non si commercia con una dama come lei.
Piuttosto mi viene in mente, ma sì, posso darglielo sicuro. Darmelo? Sarei felice che l'avesse lei. Oh no, per carità, lei è troppo gentile, non lo voglio. In tal caso potrebbe sdebitarsi con la piccola somma che il mercante è disposto a darmi e magari un giorno, se la fortuna tornerà a sorridermi, lo ricomprerò da lei. Infatti la fortuna è una dea capricciosa. Oggi ti priva e domani ti dà iosa. Diceva $1,000. Sì, cara signora. Spero che lo conservi con affetto. Certo. Ora so cosa provò l'imperatore in esilio quando dovette disfarsi di questo bel gingillo. Oh, grazie mille. A ben rivederla. Buonasera. Che bella mano bianca. Oh, professore, cosa dice? Pardon, madame. Ho perso un po' la testa. Ho scordato che il mio stato ve lo vieta. Ma dopo tutto, signora, anch'io sono un essere umano. E il suo fascino è irresistibile. Buonasera. Buonasera, mio signora. Scusi, un biglietto solo 35 cents. I prezzi alle prime sono un po' alti, ma va anche detto che ha preso i posti migliori. Stasera abbiamo l'esordio di Alan. Temo che Betty ne sia ancora innamorata. Ma io le ho proibito di rivederlo. Ah, sì? Col teatro quel giovane si è rovinato. Non potremmo cambiare argomento. Ma si capisce, figuriamoci, naturale. Oh, quasi dimenticavo. Le mostro il mio ultimo acquisto. È uno smeraldo legato in oro che ho preso ad un'asta. Oh. L'anello è vecchio di 5 secoli. Ora è il più bel pezzo della mia collezione. Ahimè, io mi intendo poco di queste cose. Sa però che anch'io ho fatto un bel acquisto di antiquariato. Questo orologio che Giuseppina regalò a Napoleone. Oh. Apparteneva alla famiglia Appleby da quasi mezzo secolo. Oh. Questo Napoleone l'ha avuto in dono ben 20 anni dopo la sua morte, cara amica. Come dice? Questa è latta dorata. Volgare paccottiglia. Ma io al professore ho dato $1,000, Jasper. L'ha derubata. Quell'orologio non va niente. E io che l'ho salvato. Che gli ho evitato la prigione. E che l'ho ammirato. Che ho abboccato le sue frasi gentili e galanti. L'ha presa bellamente in giro, Caroline. Non è ancora detto. Saprò mostrarmi spietata e feroce come si meritano i furfanti. Si mette il cappello, Jasper. Voglio che mi accompagni alla polizia. Riesci a vederla? Vedere chi? Non far finta di niente. Guardavi se c'era Betty. Non l'ho vista. E dubito molto che venga. La prego. Mi faccia passare. No, Missy. Impossibile. La direzione non vuole. Io sono solo un custode e obbedisco agli ordini. Fa passare, Spike. La stavamo aspettando. Mi aspettavi davvero? E non solamente io. L'hai vista finalmente? No, non è certo in teatro. Betty. Se volete, vado a ripassarmi la parte. Sono molto felice che tu sia qui. Ti auguro buona fortuna. La tua venuta è una fortuna. Dopo il mio colpo di testa, temevo che mi avresti disprezzato. Io ho dimenticato tutto, Alan. Ma non così mio padre. Se sapesse che sono qui, diventerebbe una furia. 10 minuti. Ti procuro un posto, vieni. Un'altra marachella delle tue, eh?
Ti chiami professor Appleby? Dovete attendere qua. Vado a vedere se lo trovo. Non si poteva aspettare fino a domattina, Caroline? Sa pure come odio questi luoghi di traviamento. No! Voglio che lo arrestino. Non gli è bastato truffarmi quei soldi. In più ha voluto buttarli dentro questa... questa ignobile impresa di Allan. Professor Appleby, aspetti. Lei per caso conosce due poliziotti? Due poliziotti? Sì, i poliziotti. La vogliono all'ingresso. Ah, poliziotti, sì, c'è. Oh, no, non li conosco. Topsy, I like you because you've never had any father or mother. I like you, and I want you to be good. I want you to be good for my sake. No, Missy. I'd be ashamed to be good. Oh, Topsy, Topsy, I'm sorry for you. Have you kids seen a suspicious-looking character around here? I beg your pardon. Hey, tu! Cos'è questo giocare a nascondino? Deve avere la coscienza sporca. Dice a me? Sicuro. Mi scusi, ma io me ne stavo qui badando ai fatti miei. E se non le dispiace, i fatti miei mi reclamano altrove. Zio Tom in scena. In scena, zio Tom. Zio Tom in scena. Non sei tu lo zio Tom? Ah, certo, certo, caro amico. Nessuno è più di me lo zio Tom. E allora, perché non te ne vai in palcoscenico? Sì, tocca a me, grazie mille di avermelo ricordato. Sono un tipo distratto e... per poco facevo la mia entrata passando per l'uscita. Molto grave per un attore, vero? In scena lo zio Tom. Zio Tom! Zio Tom! Ah, here I is, Miss Eva. Oh. Well, here I is, Miss Eva. Dichiaro un arresto. Ma cosa fa? Arresta zio Tom, il primo attore. Oh, zio Tom, sei il professor Appleby. L'ho capito fin dal principio. Sono protagonista dello spettacolo, oh, io devo entrare. Will you come with me, Uncle Tom? Yes, Miss Eva. My only duty is to tend to you. Professore, cosa succede? Va tutto bene, sta calma, tesoro. Devo solamente scambiare due parole con questi signori. Ah, quante storie! Lo arrestiamo perché ha rubato $1,000. Lui ha rubato... Non li ho presi per me, bambina, ti assicuro. Mi servivano perché dovevo ridarli ad Alan per lo spettacolo. Tu, falla finita, andiamo. Lo lasci stare. A lei non ha mica rubato niente, no? Non prendertela, cara. Vedrai che per te sarà meglio. Fai in fretta, Demos. Preparati per l'ultimo atto. No, no. Io vado in prigione col professore. Per favore, zia Caroline. Non te ne immischiare. Quest'uomo va punito perché ha rubato. È un volgare ladro. No, tesoro. Devi restare e finire lo spettacolo. Io non riesco più a recitare. Non ci riesco. Vengo con te. Stammi a sentire. Un Appleby non pianta uno spettacolo. Siamo professionisti seri. Quando sarai più grande capirai cosa voglio dire. Hai delle scene importanti, non puoi andartene. E io desidero che tu le reciti bene, esattamente come se fossi lì a guardarti.
Resta in teatro. Vero, Petirosso? Se lo vuoi. Se proprio vuoi, professore, resto. Adesso sei brava. E sarai bravissima in scena, piccola Eva. Sì. Ci proverò. Ah, così mi piaci, cara. Il nonno è orgoglioso di te. E io, molto orgogliosa del mio nonno. E adesso, portatemi pure via. Si accomodino in barcaccia fino alla fine dell'atto. Non ci dirà che vuole obbligarci ad assistere a questa esibizione immorale ed ignobile. Non restiamo neanche morti, andiamo già. Lo spettacolo è in corso, debbono sedersi e farsi lezione. Sappia che non apparteniamo alla specie umana che pazzica in luoghi simili. Agente, glielo spieghi, lei disturbano la rappresentazione. Su via, Jasper, non facciamo uno scandalo. Sediamoci per il tempo indispensabile. Gordon. Betty è in teatro, ha sfidato il mio... E allora, cara Eva, stai molto meglio quest'oggi. Fra un giorno o due sarai di nuovo forte come un leoncino. No, papà, you needn't pretend. Because I know. You know what, dear? That I'm going away. And very soon. Oh, my baby, you mustn't think those things. Well, I wouldn't be surprised if you were out of bed by tomorrow, playing in the garden with Topsy. No, Father. The angels told me. They told me last night when my head hurt so. They're going to take me to heaven. There, now, you'll feel more cheerful when you've had a nap. I am cheerful, Papa. Heaven is beautiful, but I miss you. You're not going to leave me, my pet. Not for a long, long time. And there's something else that makes me sad. Can't something be done for Uncle Tom and his people? What do you mean, dear? They love their children as much as you love me. Uncle Tom loves his children. Please, do something for them. Anything I can, dear. Eva. You'll give Uncle Tom his freedom, won't you, Papa? I will, dear. I will. Eva. Eva. I can see those great gates. Eva! Non mi sente. È morta. Preghiamo il Dio, padrone. È con lui ora. Sì, sì, certo. Vengo per me. Ha meno cuore di un paracarro. Come si può strappare al suo amato nonno con la piccina incantevole quando entrambi hanno contribuito a un successo così meritato? Prima diceva che il teatro è una cosa immorale. Lei non si mischi in ciò che non la riguarda. Liberi quest'uomo. Signora, ha tutta la mia gratitudine. Mi lasci dire che ha una tempra ammirevole e un animo giusto. Madame? Oh.
Vi prego, restate seduti. C'è un fuori programma stasera. Tutta la compagnia, con la piccola prima donna in testa, ha allestito un numero per festeggiare il primo anniversario della capanna dello zio Tom. Dal sud è arrivato un nuovo genere di spettacolo che avrà molta fortuna e siamo noi i primi a presentarlo qui a New York. E speriamo che vi piaccia. Che domanda difficile è questa. Dica lei perché i pompieri portano le bretelle rosse. I pompieri portano le bretelle rosse, Mr. Boss, per tenersi sui pantaloni. Oh, Dixie Anna, don't you keep me waiting.